Il mio nome è Alan Wake. Sono uno scrittore. Ho sbagliato, mi sono fermata, invece dovevo andare avanti. Aspetta. Sta telecamera che non sta ferma dove dico io, è un po' come Alan. Dunque, qui dici di andare di qua, ma devo fidare? No, non saprei. Come si affida Alan? Sai che c'è? Fossi un tipo in gamba, io potrei pure fidarmi, ma qui... Ah, riecco quella che respira. Allora, prendiamo robe qui. Non c'è una ceppa. Bene, perfetto. Attenzione, attenzione. Allora, c'è una cassa. C'è una cassa, ma ci sarà pure il trappolone, figurati. Vero? Eccoli la cassa. Respiri pure, carissima. No. No, no, non vale, ragazzi. Non vale, non vale. Fuori uno. Guarda, guarda che bradipo. Oh, almeno prima mi facevano aprire la cassa. Mo manca la cassa, mi fanno aprire. Ma li mortacci, stracci. Oh, sbrigamo, se va. Allora, abbiamo bengala, ok, due bengala e due granate accecanti. Perfetto. Qui non c'è una ceppa. Qui? No. Già c'è il fiato corto questo. Allora, però da qua si può... No. No, però qua dentro mi pare che si entra, vero? Sì, respiri pure lei, non si preoccupi, guardi che noi non ci dà fastidio, sa? Aspetta, leggi. Tutti i visitatori... Tutti i visitatori devono rivolgersi al responsabile. È obbligatoria la firma di una liberatoria prima di entrare. Se state cercando qualcosa di specifico, chiedete prima per il fai da te. Dovete portare i vostri attrezzi. Indossate gli indumenti protettivi. Attenzione, le pile di rottami sono instabili. Zona pericolosa, bene. Noi siamo abituati, vero Alan? E voi entra, manco entra, mo sto cretino. Ma veramente io non ho più parole per descriverti, guarda. Affallovo, va, sti colpi mi potete pure risparmiare. Cazzarola. Ma mori male, maledetto, va. Eppure te hai rotto. Vai alle gambe. Oh. Allora, dicevamo. Ma ripiamo se il fucile da caccia, va. Certo, 7 munizioni. 10, ok. Allora. Non saprei, non saprei se proseguire la... Ecco, attenzione, il caffettino. Che è? Che è? Pure il carrello ci si mette? Guarda, te sparo, eh. Allora. Pile, pile. Ok, perfetto. Abbiamo consumato parecchie, de pile. Cassetta di attrezzi. Lei respiri pure, non si preoccupi. Qui si esce, perfetto. Cazzarola è? Vaffallo, va, porta. Allora, saliamo con cautela, Alan, perché qui... Allora, usa... Ah, ci apre il cancello. Dai, eh. Qui dobbiamo andare di là, ok. Mi scusi, eh. Ma lei è di troppo. No, visto la lanciera. Sì, perfetto. Sento i passi di Alan e mi sembra che c'è sempre qualcuno dietro, ma vaffallovo. Attenzione, lattine da tirare giù.
Ma per tirare giù ste lattine, no? Come si fa? Ma vaffallo, Alan. Guarda, ma veramente, guarda, veramente. Ok. Oh, c'è uno qua dentro. Guardi, si è buggato lì, che a noi ci fa molto comodo che lei sia buggato lì. Damose. Sia pure buggato lì, non si preoccupi, noi andiamo via. Ma anche lei stia rubando. Liscio? Taglie! Mamma mia! Mamma mia che salti quest'uomo! Con la macchina c'ha una leggiadria che non si commenta. Questo momento che cazzarò l'annata. Non rimane neanche accesa la macchina. Bella affare. Dovevo togliere il container dalla strada. Doveva esserci un modo per far funzionare la gru. Questo, vai? No? Ah, qui no. Va bene. Dove, di grazia? Ecco, qua, qua. No. Proiettili, munizioni da là. Abbiamo preso anche un diario. Sì, un diario, un... Ok, dobbiamo salire. Allora, intanto che siamo nella luce, ci leggiamo il manoscritto. E l'ultima immersione di Thomas Zane. Zane le strappò il cuore, ma lei non morì. Quella cosa con la faccia di Barbara continuava a mormorare frasi dolci prive di senso. Miele avvelenato. Si mise la muta e slegò il mostro dalla sedia. La creatura si agitò debolmente fra le sue braccia, ma lui la teneva salda. Uscì, si calò dal molo nell'acqua scura. Un pizzico di luce che sprofondava verso un fondale irraggiungibile. Bene. Allora, arrampichiamoci qua. Ok. Benissimo, accendi. Eccolo, questo spazio è ristretto. Là. Là. Ok, adesso dobbiamo scendere per andare a tirare quello, ma che te pensi che non viene... Non ci sarà il mondo giù? Ecco. C'ho una buona idea. Perché? Perché adesso ci metteremo le ore a fare sto pezzo. Scendi. Bravo. Bel letto, complimenti. Senti, saluto. Dai. Attenzione, attenzione, vai là. Scappala! Capuzzola! Ma vieni su! Sta cosa? Sì. Dai, 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 dai! Ci passa, ci passa, ci passa, attenzione, ci passa! Verso la luce oltre! Dai, bravissimo! Beh, pensavo peggio, va! Pensavo peggio, veramente pensavo peggio, no, vediamo un po' qua. Se c'è qualcosa di interessante da prendere, poi prendiamo la macchinina e sediamo Alan. Andate macchine accartocciate. No, non mi pare che ci sia una cippa. No, infatti, vabbè. Damose. Andiamo a prendere la macchinina. Sì, no, ma mettiti seduto, guarda. Vuoi una poltrona, un divano, non lo so io. Due popcorn, eh? Faccio io quello che devi fare te, che dici? Non c'è un animale comunque su queste strade, eh? Cioè, considerando che siamo in montagna. Non ho visto lupi, niente, cani. Bel catorcio, complimenti. Attenzione, attenzione, io mi fermerei sotto la luce. Ok.
Allora, si può andare a destra. Bene, punto di controllo, così non c'è pericolo. Ok. E dovrò dare un'occhiata. Quando avevo rivelato il mio piano a Barry nella stanza ben illuminata, avevo finto di sapere cosa stessi facendo, ma non era così. Operavo secondo la mutevole logica di un sogno. Avrei dovuto raggiungere il lago lottando tra gli orrori della notte, premere un vecchio interruttore infuso di magia infantile, scrivere un lieto fine a una storia dell'orrore, salvare mia moglie dall'oscura prigione in cui era rinchiusa. Quindi fammi capire, noi adesso sì, andiamo di là. Però aspetta un attimo, perché qui c'è un'altra baracca. Ma non ci si può entrare, mi pare? O sì? Anche no, va bene. Allora andiamo sulla scala senza indugio, caro Alan. Ma ridagli questa che respira, madonna, però. Trappolone, attenzione Alan, trappolone, sì sì, mo te seguo, aspetta. Mo crolla tutto, guarda. La... Allora, munizioni revolver, siamo a posto. Non mi pare che ci sia una cippa qui. Capito, ma da dove si passa? Di grazie. Cioè, siamo scesi per... Spingi. Bene. Okay. Basta, madonna! Ok. Qui non c'è una cippa. Siamo sul finale, credo. E sta diventando veramente... un'ironia gestire Alan. Cioè, sempre più bradipo. Ho sentito una porta cigolare, come dire. Allora, abbiamo degli edifici da ispezionare. Purtroppo dobbiamo entrare Alan. Che non c'è niente di qua. Senti, non te la restituirò mai. Ma veramente, dite? No. Cretina. L'ho sprecata. Ma perché? Suppongo che... Perché no? Vagli prima l'oscurità. E adesso lancia. Ho sbagliato. Mi scusi. Aspetti. L'ansia. Madonna. Oddio, guarda, è una cosa veramente tremenda quanto ci mette a caricare un'arma questo. Ricarica, va. Quanti siete? Dove state? Cioè, quali revolver? Perché mi fare quali revolver? Termos del caffè. Sì che ci vuole il caffè adesso. No, non lo so, che fucile c'ho? Ah, la caccia. Non saprei. Vabbè. Diversifichiamo, va. Magari abbiamo dei piccoli miglioramenti. Anche no. Qui ci siamo andati, giusto? Sì. Qui di qua. Lo sento. Osservo. Sta venendo gente, Alan! Oddio mio. Aspettate. Ma
Ma sbrigati, maledetto bradipo! Che efficiente stomo. Ora rallentatore, va. Va, va. Non lo capila? Mi scusi lei, grande e grosso. Sono troppo grossi questi, Alan, sono troppo grossi. Oddio, un altro ce n'è, questo col falcetto addirittura. Ma stiamo scherzando? Ok, ok. Dai, Alan, dai, che gli vuoi fare? Non gliela fa, non gliela fa. Non gliela fa, non gliela fa. Gliela fatta. Cioè, è un miracolo. Ragazzi, un miracolo. La musica è finita. I nemici se ne vanno. E noi ci riforniamo di robe. Ok, adesso suppongo che dobbiamo accendere il suo generatore. Ma vaffallo. Va, li potevamo tutti uccidere con questa. Ma vaffallo, va. Alan, te sembra tipo, a me mi fai perdere proprio il lume della ragione, te lo dico. Vabbè, a sto punto da che parte si va? De là, de qua. De qua.